la questione del grillismo, la natura reale del grillismo, i rapporti tra la sinistra e il grillismo, ma soprattutto i rapporti fra il grillismo e la povera gente, i lavoratori, la popolazione povera, gli sfruttati. E noi su questo, a differenza di altre sinistre italiane, non abbiamo mai avuto, e tantomeno oggi abbiamo, una posizione compiacente, corteggiante, subalterna. Non ci siamo inginocchiati a centro-destra e centro-sinistra, non ci inginocchiamo sicuramente all'ultimo comico milionario che si afferma sul palcoscenico. E quindi abbiamo pensato, proprio qui a Parma, diciamo, di intraprendere un'iniziativa di controinformazione, se vogliamo, sulla natura reale del movimento 5 Stelle, la sua parabola, le sue prospettive, perché qui a Parma, beh, la ragione è assolutamente evidente, perché qui a Parma Grillo governa. E quindi qui a Parma, innanzitutto qui a Parma, si può misurare lo scarto fra le parole e le cose, la poesia dei comizi e la prosa dei fatti, le vocazioni apocalittiche di grandi cambiamenti, di grandi rivoluzioni, tra virgolette, e poi magari la miseria di politiche amministrative ricalcate esattamente sulle stesse linee sociali di classe contro il mondo del lavoro e contro la povera gente che sono praticate dalle coalizioni tradizionali di centrodestra e centrosinistra. Questo è il senso dell'iniziativa. Dopodiché noi facciamo due brevi comunicazioni, una innanzitutto da parte dei compagni della sezione del Partito Comunista dei Lavoratori di Parma, che sono quelli che dispongono di un osservatorio più diretto, immediato, sulle politiche della Giunta, e poi mi riservo io in conclusione di fare qualche considerazione più generale sulla natura del grillismo e sulle ragioni della nostra alternatività al grillismo dal versante delle ragioni del lavoro. Prego, passo la parola. Innanzitutto diciamo, parto dall'inizio. Dopo la recente tornata elettorale che ha visto appunto vincere la coalizione di Beppe Grillo, la prima cosa che si è notato in città è stata quella che comunque Pizzarotti è andato a referenziarsi subito con banchieri ed industriali per discutere del debito lasciato dalla precedente amministrazione di Mai. E questo era già un primo segnale, diciamo che alla fine non era poi questo grosso cambiamento che si andava enunciando nella campagna elettorale che è stata fatta, no? Un altro grosso intoppo è stato quello del forno inceneritore, che è stato un po' il cavallo di battaglia della campagna elettorale di Pizzarotti, che lui adesso dice che non l'ha mai detto, però io per il mio orecchio ho sentito che diceva che l'avrebbe lui smontato manualmente qualora fosse diventato sindaco, e avrebbe venduto i pezzi addirittura in Cina, quindi cioè questa campagna così diciamo l'unica molto cosa che vorrebbe vendere però sono le azioni IREN, che è esatto. L'unica cosa forse che ci tutela. Questa campagna così molto populista alla fine anche attecchito, ha trovato consenso proprio perché cavalcava diciamo anche la rabbia regressa della precedente giunta Vignali che ha lasciato questo enorme buco. E poi anche un'altra cosa che voglio dire, Pizzarotti esisteva anche prima, anche durante la gestione Vignali, Pizzarotti esisteva, quindi prima non si è mai avuto sentore di questo exploit di 5 Stelle, no, diciamo, di queste proteste cavalcate. Recentemente poi, per continuare il filologico della storia, gli Indignados che erano scesi sotto i portici del Grano per protestare con la giunta Vignali sono riscesi, sono tornati sotto i portici del Grano anche con Pizzarotti. Quindi questo è un segnale, secondo me, di continuità. Questo grosso cambiamento che la giunta Pizzarotti doveva fatto per la città, alla fine, se ci guardiamo bene sotto, non è stato fatto. Lo stesso per le rette tipo degli asili che sono state aumentate, oppure mi viene in mente adesso l'abbattimento del quoziente Parma, no? Che anche quello insomma, era di aiuto alle famiglie. Niente di nuovo, niente di rivoluzionario, diciamo, una cosa che abbiamo già visto e che noi appunto denunciamo, in quanto è molto facile cadere nel populismo, no? E ascoltare la protesta, eccetera,
però come a livello nazionale fa Grillo, si attaccano magari le ruberie dei politici e così, poi non si guarda magari a chi veramente li finanzia, che sono industriali e banchieri, e lo stesso si può diciamo fare il paragone qui nella città. Ma io di altro penso che non mi viene. Io vorrei aggiungere solo che il Movimento 5 Stelle fa della partecipazione popolare il suo vessillo, loro sono Grillo, parla alla gente in piazza e sbandiera la partecipazione popolare. Ecco, io devo dire che a Parma di partecipazione popolare non ne ho vista, l'unica partecipazione popolare forse sono stati gli indignados in piazza. E per non parlare appunto, io poi lavoro nel campo del sociale, delle rette che sono aumentate del 100% per quello che riguarda gli asilini. Del Pizzarotti lo giustifica con c'è il debito c'era anche prima, lo sapeva perfettamente in campagna elettorale che questo debito c'era, quindi adesso non deve usarlo come alibi per dire le tasse restano al massimo, perché la maniera di fare le cose c'è, perché comunque la prima cosa che la giunta si è occupata di fare è di mettere a posto i conti con le banche, cioè, stanno massacrando il servizio sociale, proprio loro che dovrebbero essere quelli dalla parte della gente, cioè hanno cominciato adesso, non hanno preso nessuna distanza anche a livello regionale con le decisioni che vengono dalla regione per quello che riguarda l'accreditamento dei servizi sociali. Ci sono persone in cooperative, perché ricordiamo che le cooperative sociali sono quelli che a Parma gestiscono fisicamente l'assistenza alle persone. I lavoratori di cooperativa sono soci, quindi non hanno neanche per dire la cassa integrazione. Ci sono persone che lavorano nel campo del sociale, famiglie, perché una persona che lavora dietro ha una famiglia, persone che sono state messe a zero ore a causa dei tagli della giunta Pizzarotti, e l'assessore Rossi continua a dirci che non si può fare altrimenti, ma io da un assessore ai servizi sociali mi aspetto non che mi dica che non si può fare altrimenti perché ci sono i soldi, ma che mi dica che dobbiamo tutelare le fasce più deboli di popolazione e i soldi li andiamo a prendere dove sappiamo che ci sono. Quindi i debiti nei confronti delle banche non li paghiamo, ma prima pensiamo alle persone che stanno male, pensiamo alle persone che non hanno la casa. Non mi venite a dire che il problema delle case popolari c'è e lo sappiamo, ma il problema è che ci sei tu che stai comandando, ci sei tu in comune, non ci sono io, ci sei tu che ci devi pensare. Questa partecipazione popolare dov'è? Cioè, dov'è la partecipazione popolare della parte borghese della città? Ti interessa quello? Alla fine ti dimostri per quello che sei. Un partito, un movimento borghese, servo dei poteri forti. È inutile che poi Grillo in piazza sbandiera il fatto che stiamo dalla parte della gente. Di quale persone? Di quelle che hanno i soldi? Perché le persone che non hanno i soldi loro non ce li hanno minimamente in nota. Ma poi anche le sparate, tipo che fa, come la recente apertura a Casa Pound, che poi magari smentisce verso su altri posti, però... È la tutela dei lavoratori, vogliamo i sindacati, tuteliamo i lavoratori volendo i sindacati. No, aggiungo completo le introduzioni che mi hanno proceduto, che già per sé sono molto eloquenti, perché danno il senso, non diciamo, come dire, di una critica a questo o quell'altro aspetto particolare dell'amministrazione Pizzarotti, questa o quell'altra scelta, non sono critiche di dettaglio, è la denuncia delle ragioni sociali che si vogliono difendere, che si vogliono contrastare. Questo è il punto fondamentale. La giunta Pizzarotti, al pari delle altre giunte tradizionali di centrodestra e di centrosinistra che si alternano alla guida della città, sceglie di rappresentare le ragioni dominanti, cioè di appoggiarsi su quelle che sono le regole del gioco correnti. Le regole del gioco correnti sono quelle per cui in primo luogo si pagano gli interessi sul debito pubblico alle banche, in primo luogo si concorda un rapporto di fiducia, di relazione con i poteri forti, i comitati d'affari della città in ordine agli appalti, ai subappalti o alle eventuali dismissioni del patrimonio pubblico. Questa è la partita che viene gestita correntemente dalle amministrazioni di governo, e i grillini qua gestiscono come gli altri esattamente questa partita, e la gestiscono come gli altri sulle spalle dei lavoratori, delle famiglie popolari, dei ceti più umili, delle classi subalterne. Quindi da questo punto di vista la giunta Pizzarotti e la giunta Grillo, il governo Grillo a Parma, perché di questo si tratta, non credo che Pizzarotti avrebbe da obiettare, diciamo, a questa caratterizzazione, è una giunta di classe
collocata dall'altra parte della barricata rispetto alle ragioni dei lavoratori e della povera gente al pari del mondo giusto. Detto questo, due considerazioni più generali, appunto richiamate dalle introduzioni che mi hanno preceduto. Primo, c'è uno specifico del movimento grillino nei confronti dei lavoratori e del movimento operaio. Questo è vero, c'è qualcosa che nonostante tutto distingue il movimento grillino da posizioni tradizionali del fronte borghese, ma non lo distingue meglio, lo distingue peggio. Perché la proposta più reazionaria oggi esistente nel panorama del confronto politico generale contro il mondo del lavoro, in direzione del mondo del lavoro, è la proposta di abolizione del sindacato in quanto tale avanzata pubblicamente da Beppe Grillo. Su questo non ci può essere confusione sul significato di questa proposta. Non è che qualcuno gioca a equivocarla, Grillo critica la politica sindacale, dovreste essere contenti, oppure Grillo critica questo tipo di sindacato per come è fatto, per come è organizzato, per qualche complicità col padrone. Non c'entra niente, l'ha chiarito Grillo. Grillo considera il sindacato in quanto tale una roba dell'Ottocento. Cioè considera una roba dell'Ottocento, quindi da archiviare, quindi da seppellire, quindi da abolire, l'esistenza stessa di un'organizzazione collettiva, di una rappresentanza collettiva, di uno strumento di difesa della classe lavoratrice. E avanza questa proposta di abolizione del sindacato, oltretutto esattamente nel momento in cui il grande padronato va al cuore dei diritti sindacali delle fabbriche, nel momento stesso in cui per la prima volta nella storia del dopoguerra la FIOM viene cacciata dalle grandi aziende del paese, nel momento stesso in cui la più grande crisi capitalistica